Amici del Capricorno, buon pomeriggio di questo giorno di Pasquetta. Andiamo avanti con gli oroscopi, cercherò di finirli tutti quanti oggi. Vi chiedo scusa ancora una volta per la postazione in cui mi trovo, ma mi sono dovuta andare a cercare uno spazio per poter stare bella tranquilla e poter comunicare con voi senza problemi. Credetemi, mi sento una sfrattata di casa, non vedo l'ora di ritornare a casa mia, non perché qui sto male assolutamente, ma perché ho il mio ambiente per queste cose. Però continuiamo e andiamo a vedere che cosa accadrà al segno del Capricorno nella settimana che va dal 18 al 24 aprile 2022. Allora, sì, vi chiedo scusa se vedete le carte, se non le vedete, però vi dovete chiaramente fidare, anche perché comunque le carte ve le comunico. Non mi piace la posizione della telecamera, vi do questa visuale col sole, con quest'albero che è fuori da questa finestra. Vabbè ragazzi, insomma, arrangiamoci un attimo. In sostanza è quello che deve accadere questa settimana dal 18 al 24 aprile 2022 per voi del segno del Capricorno, quindi sommariamente vi interessa questo, ok? Allora, andiamo a vedere queste novità con 5 carte come facciamo di solito. Vediamo un po' cosa ci dicono. Adesso ve le comunico tutte. Ok, perfetto. Allora, ci troviamo di fronte a un 2 di denari rovesciato. Il 2 di denari rovesciato ci parla di contratti, di documenti, per qualcuno azioni comunque legali, oppure qualcuno sta aspettando qualcosa da, non so, da un avvocato, delle comunicazioni che possono essere lavorative anche, ok. Dobbiamo andare a vedere le carte accanto per sapere, insomma, di preciso cosa, ok, vogliono comunicarci. Ci sono dei litigi, delle separazioni, quindi può essere anche magari dei documenti che riguardano una separazione. Ci sono comunque delle discussioni che vanno avanti. Il 4 di bastoni, abbiamo allora 2 di denari rovesciato, 3 di spade, subito dopo il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni con queste carte negative ci parla comunque di una separazione netta, di un qualcosa che porta comunque a delle discussioni. Le discussioni sono anche belle intensificate, sono anche belle forti, dopo andiamo a vedere come mai e che cosa c'è che non va. È una situazione che comunque sia non sta andando questa settimana, c'è proprio un malessere, ci sono tanti dubbi, ma ci sono anche delle decisioni comunque da prendere dove non avete assolutamente né voglia e né coraggio in questo momento, perché state cercando di capirci meglio, volete giustizia, ci possono anche essere litigi in famiglia. Non sono quelle classiche discussioni, dice vabbè dai ok tanto poi dopo sistemiamo, ma sono delle discussioni che vanno a incidere sulla famiglia. C'è qualcuno che pensa comunque sia a se stesso, c'è qualcuno che pensa più che altro al materialismo, dei beni materiali. Può essere che qua magari si stia parlando comunque anche di proprietà, ok? E andiamo perché abbiamo un 10 di bastoni rovesciato, il 6 di denari rovesciato e a fondo mazzo abbiamo il 10 di denari. Quindi qualcuno che parla, qualcuno che pensa insomma a se stesso, a quelli che sono i propri interessi.
Andiamo a chiarire il 2 di denari rovesciato, vediamo cosa ci vuole dire di più e andiamo a scegliere una carta. Chiediamo una carta per avere maggiori informazioni sul 2 di denari rovesciato. Probabilmente dovete sistemare delle faccende, magari anche economiche, con qualcuno o una certa situazione. Qualcuno potrebbe avere anche dei problemi con la giustizia, dove deve andare a sistemare. Sotto al 2 di denari rovesciato, ve le dico perché chiaramente non penso che insomma non le vedete perché non vedo io, quindi figuratevi voi. Sotto al 2 di denari rovesciato abbiamo un 2 di spade. Allora, innanzitutto, quindi ci troviamo di fronte a questa coppia e la coppia del 2 di denari e il 2 di spade ci parla comunque sia di lettere, di scritti, comunque sono scritti negativi che riguardano soldi o lavoro. Ci può essere una perdita, ci può essere un qualcosa che non va bene, ok? Un qualcosa che non va bene, vi aspettavate probabilmente un qualcosa dove dove siete rimasti delusi, quindi non l'avete avuta o non avete avuto proprio quello che vi era stato promesso, che sapevate di dover avere e quindi avete una certa delusione. A fondo mazzo abbiamo comunque sia un 10 di spade che parla comunque di un'energia, di qualcuno che inganna, qualcuno che sembrerebbe lo abbia fatto apposta proprio per arrecare comunque danno. Adesso andiamo a chiarire il 3 di spade e chiediamo una carta per avere maggiori informazioni sul 3 di spade. Cosa vuole dirci di più il 3 di spade? Di cosa stiamo parlando? Allora, il 3 di spade ci parla di litigi, di separazioni, probabilmente da una donna che è stata troppo frivola, che magari non ha saputo gestire la situazione o non ha saputo gestire i sentimenti o che ha provocato comunque scompiglio, scombussolamento, forse la parola più giusta. E a fondo mazzo abbiamo un 6 di coppe rovesciato che parla di dover guardare il vostro futuro con attenzione. Quindi fate attenzione comunque sia a questa situazione perché è un qualcosa che è legato tanto a voi e fate attenzione anche per come vi comportate e per come comunque agite. Sì, di discussioni ce ne sono. Dovete fare attenzione a quello che andate a decidere e a quelli che sono comunque le vostre atteggiamenti e decisioni. Ecco, ve lo dico in linea generica, decisioni e atteggiamenti. Quindi fate attenzione a questo perché potrebbero essere, magari vi possono portare fortuna o sfortuna. Adesso andiamo a chiarire il 4 di bastoni e chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Cosa ha voglia di dirci di più il 4 di bastoni? Il 4 di bastoni, come vi ho detto, ci parla di una separazione, visto che è affiancata comunque con delle carte negative, quindi di conflitti, di litigate, di difficoltà nel gestire comunque sia il rapporto. Sotto abbiamo l'asso di bastoni, a fondo mazzo abbiamo l'asso di spade. Bastoni e spade indica un qualcosa che si fa anche quando non si ha voglia, un qualcosa fatto con obbligo perché comunque si deve fare per forza. Però anche se ci sono conflitti, litigi, separazioni, contratti negativi, documenti negativi, un qualcuno che si mette in mezzo, che cerca di sabotare comunque quello che è la vostra fortuna, abbiamo comunque l'asso di bastoni e può essere che
Tutta questa situazione negativa a voi invece giova perché l'asso di bastoni parla di un qualcosa di nuovo. Magari vi fa bene venire a sapere comunque determinate cose o che determinate cose comunque vengano a galla, perché a voi questo asso di bastoni vi porta ad avere della forza di volontà nell'agire, ma comunque ad avere anche un nuovo inizio che sia in amore. Oppure lo sconfiggere delle avversità che ci sono, lavorative o amorose, e in più abbiamo anche l'asso di spade, che c'è del dispiacere, c'è del dolore, ci sono delle avversità anche familiari, quindi è giusto che tutte queste cose vengano comunque sia a galla, dove ve ne rendiate conto, per permettere a voi stessi, ripeto, di trovare un'altra strada e dover andare avanti o trovare magari una soluzione a questo problema che si è andato a creare. Adesso andiamo a chiarire il 6 di denari rovesciato e cosa voglia di dirci, quali sono questi dubbi, quali sono queste decisioni da dover prendere, ma dove non si ha ancora la capacità comunque. Di dover prendere una decisione. Quindi 6 di denari rovesciato, chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Allora, 6 di denari rovesciato con un 7 di spade. 7 di spade, questa situazione vi porta ad essere deboli emotivamente. A non riuscire a superare la delusione che avete avuto, che sia una delusione familiare o che siano magari altro genere di problematiche, quindi vi indebolisce. Ecco perché non riuscite a prendere una decisione ed ecco perché la situazione è ancora quella che è. Però a fondo mazzo abbiamo un 5 di bastoni rovesciato, che parla comunque di una difficoltà, e la difficoltà non è soltanto nel dover affrontare determinate cose o accettare determinate cose. La difficoltà è proprio nell'andare a ottenere determinati risultati che vi eravate prefissati, ok? E dove non sapete come fare più che altro, perché proprio emotivamente cercate di darvi comunque della forza, perché il nuovo inizio per voi c'è, quel qualcosa di nuovo per voi c'è, ma emotivamente vi sentite ancora a terra. Andiamo a vedere cosa dice il 10 di bastoni rovesciato, chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Forse avete da fare qualcosa di importante, avete da fare e non riuscite a venirne fuori perché? Perché ci sono comunque delle problematiche. Avete dei progetti che non riuscite a portare a termine perché magari è quella forza che vi manca. Allora, abbiamo una coppia. 4 di bastoni e 4 di coppe. Bastoni e coppe parla di un desiderio di avere un rapporto reale, duraturo, completo. Quindi può essere che proprio in un rapporto di coppia c'è qualcosa che non va, cioè proprio c'è stata una rottura e quindi bisogna mettere appunto o i puntini sulle i determinate cose. Vi sentite, come vi ho detto, come un 10 di bastoni, vi sentite come la persona vi sentite traditi, ok? O potreste magari essere voi ad aver eventualmente tradito, ad essere stati traditi da qualcuno. Questa cosa non vi è andata giù, l'avete saputa. Ci state pensando, a parte le discussioni e le litigate che ci possono essere di fronte a un tradimento, perché come vi ho detto prima, comunque a fondo mazzo c'era un 10 di spade rovesciato che parla di una persona che vuole sabotare la vostra vita, quindi porta negatività nella vostra vita, oppure qualcuno che alle vostre spalle ne dice comunque di cotte di crude. Quindi questo tradimento lo avete avuto da qualcuno, lo avete saputo, c'è stata comunque sia
questa novità che vi ha comunque bloccati e sapete perfettamente, avete l'asso di bastoni, quindi il nuovo inizio, e sapete perfettamente che la strada che dovete percorrere deve essere totalmente altra, quindi dovete cambiare, come dico sempre, direzione. Dovete cambiare direzione per trovarvi, per andare verso comunque una situazione più tranquilla, per cercare di avere nella vostra vita comunque una stabilità, un equilibrio. Quindi adesso dovete cercare di trovare questo. Fate attenzione però, perché comunque c'è qualcuno che vi, tra virgolette, vi odia, o meglio, cerca di fare le cose alle vostre spalle. Comunque c'è qualcuno che è alle vostre spalle, sì, ve lo confermo, vi ha traditi, che sia fisicamente, che sia magari sotto altri aspetti, altri ambiti. Comunque tutta questa situazione parte proprio da un tradimento o da un qualcosa comunque che è stato detto di voi comunque sbagliato. Adesso dovete riacquisire la vostra stabilità, il vostro equilibrio, ripeto, per poter andare verso momenti piacevoli, verso una strada comunque nuova e verso situazioni comunque sia confortevoli. Fatelo comunque sia sempre tenendo gli occhi aperti. Vado a chiarirvi ancora di più perché voglio cercare di capire questo nuovo inizio di cosa parla. Quindi chiarisco il 4 di bastoni e l'asso di bastoni. Chiedo una carta per avere appunto maggiori informazioni su queste due carte. Siete in riflessione? Innanzitutto ci sono delle novità che verrete comunque sia a sapere, ma siete in un momento di riflessione. La riflessione di questo nuovo inizio, ok, è appunto se cercare di parlare e mettere i puntini sulle i per chiarire qualcosa, oppure capire che questa situazione non fa parte di voi e quindi state riflettendo proprio per cambiare direzione e dirigervi, ok, per un qualcosa di totalmente nuovo. Perché sapete che quel qualcosa di totalmente nuovo comunque vi porta a qualcosa. Non pensate al ritorno di fiamma, non attenzione a non ricaderci perché potreste trovarvi nella stessa situazione, oppure cercate di non far entrare nella vostra vita comunque quelle persone che sono tossiche. Più che altro cambiate voi atteggiamento di fronte a determinate situazioni lì dove si presentano. Ripeto, fate comunque attenzione perché ci sono delle novità e dovete prendere una decisione, dovete fare una scelta se continuare a stare nella situazione in cui siete stati fino adesso oppure invece, ripeto, dirigervi per un qualcosa di nuovo e un qualcosa comunque di bello per voi. Io vi ringrazio, questo è il vostro oroscopo della settimana. Giustamente vi chiedo di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ai video che posto, ma di iscrivervi comunque al canale. Se avete bisogno di me, nella voce informazioni del canale avete il numero WhatsApp e avete comunque le mail, potete utilizzare o l'uno e l'altro. Vi chiedo ancora scusa, se, insomma, mi trovo in questa posizione, però almeno per stasera comunque è così. E, vi mando un bacio, auguri di buona Pasqua anche se in ritardo e buon proseguimento di Pasquetta e ci sentiamo presto.